situazione. Ma voi siete chiesti se l'uva vuole fare il vino? Se l'uva è nata per fare il vino, ve lo sarebbe chiesti? Allora, l'uva è un frutto. Che studiato teologia, io ho un figlio che sta studiando in Europa e fa natural science e teologia insieme. Che bella questa, mi piace molto questa mia. Perciò andiamo un po' più a fondo. L'uva è un frutto. È un frutto che, come, io questo lo dico come biologo, che come tutti gli esseri viventi, ha come primo obiettivo la riproduzione della propria specie. Perché voi sapete benissimo che in qualsiasi essere vivente, quello di cui si preoccupa la natura è riprodurre la specie. Quando viene fuori il feto, l'apparato genitale è il secondo apparato dopo il nervoso che si viene a formare, proprio perché la natura deve riprodurre la propria specie sempre. Allora, vediamo come è fatto l'acido 2. Un acido 2 ci sono dei vinaccioli all'interno, che sono i semini, che sono quelli che poi riprodurranno la specie. C'è una polpa acida dolce, con pH 3, 2, 9, dipende dal pH, e con zuccheri, che devono servire non tanto per fare alcol e per darci il vinaccioli, ma per tutt'altro scopo. C'è una buccia, una parte esterna, dove ci sono i tannini, i famosi polifenoli, i tannini, che non servono assolutamente per darci vini strutturati da 3 bicchieri, non ne frega proprio niente. I tannini servono, e tutto questo serve perché, scusate, i vinaccioli sono i semi che dovranno riprodurre la specie. La polpa è acida, con un pH basso, perché è l'unico mezzo di difesa contro i batteri che se no fermenterebbero gli zuccheri e che sono all'interno dell'acino. E gli zuccheri servono perché quando questi vinaccioli cascheranno in terra gli danno un minimo di nutrimento per cominciare a far germogliare questo, che poi metterà le sue radicine e diventerà una pianta successiva. I tannini, a cosa servono i tannini? I tannini servono come difesa contro i funghi, perché voi sapete benissimo che la Botrytis cinerea, quello che fa muffire l'uva, è un fungo il quale per prima cosa si preoccupa di emettere delle polifenolossidasi, cioè delle ossidasi dei polifenoli, delle sostanze che distruggono i polifenoli. Perché? Perché la più antica categoria, e questo io sono la mia prima laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, per cui lo dico da questo punto di vista, la più antica classe di farmaci sono gli alcaloidi, sono i tannini, sono i polifenoli. Infatti il farmaco è considerato amaro perché il tannino è amaro, quindi i farmaci sono dei tannini. Allora, questa struttura deve servire perché all'interno di questo acino i funghi sono poi quelli che sono i più aggressivi sulla natura, trovino una barriera e i loro funghi stessi distruggono la barriera. Per cui noi cosa facciamo? Prendiamo quest'uva che voleva fare tutt'altro e che fa le sue emissioni di energia carbonica comunque, perché quando casca in terra e comincia il processo di nutrizione dei propri acini, comunque la fermentazione la fa, perciò emette CO2 indipendentemente dalla nostra volontà. Noi prendiamo quest'uva, la schiacciamo e cominciamo a farla fermentare. Però è un processo nostro, un processo dell'uomo. È un processo che noi provochiamo e dove ci abbiamo costruito sopra una meravigliosa castello, come in tutte le cose in cui l'uomo cerca di dare un indirizzo. Per cui, allora, se vogliamo parlare di naturalità, noi non dovremmo al limite neppure toccare questo, dovremmo lasciare il frutto così com'è, in questo senso. E comunque sia, da un certo punto di vista, il biologico è l'utilizzare quel che serve al momento che serve, in cui serve, e biologico è una persona, io dico, ci sono tantissimi biologici in pectore, cioè persone che sono biologiche nelle teste, cioè che loro non dicono bah, io devo fare business, chi se ne frega, gli do questo e do quest'altro, cercano di usare il minimo che serve al momento in cui serve, e questo è il biologico, se no diventa spontaneo, quel che viene viene, quel che viene viene può venire bene, può venire male, uno allora deve essere
deve accettare i rischi di perdere tutta la produzione perché spontaneo questo è. Volevi rispondere a Paolo? Sì, però insomma è quasi personale. Sì. All'interno del quadro natura vitivinicola è presente l'uomo. Sì, che la storia dell'arci, no? Cioè, non conta niente perché per lo stesso motivo non raccogli le ciliegie, le lasci cadere per la ripropagazione, la mela e tutto il resto, no? All'interno della guardatura è presente l'uomo. L'importante è che non sia in primo piano, appunto. Cioè, il vino è frutto della terra trasformato dalla cultura dell'uomo. Cioè, l'uomo c'è, deve esserci.